Ciao a tutti, oggi voglio fare un video, una piccola guida che mi ha chiesto una mia carissima amica Linda De Simone, a cui voglio molto bene, e mi ha chiesto una guida sui punti perché dice che non li capisce. Ci credo poco perché lei è bravissima, comunque ho deciso di farla per lei e per voi e vi farò vedere. Diciamo una cosa veloce come si usano i punti e il modifica punti. Ora vado in quest'icona qua. Se io vado qua e prendo per esempio il cerchio, disegno un cerchio, se clicco sull'icona modifica punti mi mette già i punti da poter modificare. Poi ne posso anche aggiungere. Per esempio, se io volessi fare un fiore, devo aggiungere altri punti. Quindi cosa faccio? Prendo, vedete, dalla manina, se vado sopra il cerchio, si forma quella freccetta. Clicco qua, clicco qua, clicco qua e clicco qua. Così ho aggiunto altri punti. Queste si chiamano maniglie in cui si può modificare come si vuole. Per fare il disegno che vi interessa, vedete, giù, così, su, vedete, si può trascinare in qualsiasi direzione e si forma dei disegni. Diciamo che io volessi fare un fiore. Ah, vi voglio dire, questa, vedete, questa barra qua è la barra del modifica punti. Se voi volete più vicina, si apre, volete la finestrella, io clicco due o tre volte sul disegno ed ecco qua che mi ha messo la stessa identica cosa che abbiamo qua su, però qui abbiamo sia la scritta, diciamo quello che fa ogni opzione, che qua non c'è. Questo è più pratico, almeno per me. Bene, detto questo, vedete che qui abbiamo tante opzioni: un cancella, un interrompi, un angolo, uno smussa, crea appiattimento, crea curva, semplifica e converti su tracciato. Questo ve lo faccio vedere dopo. Mettiamo che io ora volessi cancellare un punto, vedete, faccio lo seleziono e cancello e me lo cancella. Ora lo rimettiamo. Mettiamo che io qui ho fatto una punta. Per fare la punta, ecco, io voglio fare un arrotondamento, clicco qua e vado, creo una curva, vedete, e mi fa la curva. Voglio interrompere, aprire questo punto, basta che seleziono questo punto, faccio interrompi tracciato e vedete che mi ha aperto il tracciato. Torniamo indietro. Voglio creare un appiattamento, seleziono e faccio crea. Vedete? E mi ha fatto, non è più curvo così, ma è piatto. Mentre il semplifica, oddio, scusate, seleziono, il semplifica mi mette tanti punti in modo da poter fare, modificarli uno per uno, vedete? Ok? Bene, adesso mettiamo caso che io volessi fare, che so, un fiore, prendo il mio cerchio, mi faccio il mio tondo, prendo modifica punti, aggiungo dei punti, poi vediamo se basta, ma questo lo vediamo sempre quando dobbiamo fare il disegno, diciamo porto questo, porto questo. Porto questo vicino e questo, oddio, scusate. Ok. Ora devo fare i petali, quindi giochiamo su questo punto qua e trasciniamo questa maniglia, vedete, in questo modo. Oddio. Vedete?
Io adesso faccio una cosa veloce perché è una piccola guida, quindi non, per non stare qua. L'importante è che capiate come funzionano i punti. Vedete? Poi volendo ci posso mettere. Un cerchio sopra e poi faccio raggruppo. Ho fatto una cosa molto veloce, però logicamente bisogna stare dietro ai minimi particolari se si vuole fare un disegno anche complicato. E vi garantisco che con questo metodo ci riuscite. Ora vi voglio fare vedere cosa vuol dire converti su tracciato. Cancelliamo. Io prendo una forma da quest'altro pannello, per esempio il cuore. Faccio il cuore. Io se clicco in modifica punti non succede niente, non vedete che non mi mette i punti? Vedete? Perché devo convertire questo in tracciato. Allora potete selezionare e converti su tracciato oppure selezionato si va in questa icona qua. Ora se prendiamo i punti, vedete che me li ha messi e questo serve per convertire qualsiasi forma che non venga già con i punti in tracciato. Bene, io spero di essere stata chiara per la mia amica e per tutti voi. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Per qualsiasi domanda scrivete nel Facebook. Cercherò di rispondervi, ma come vedete è facilissimo. Con questo è tutto e vi saluto e al prossimo video. Ciao!